leggo da qui qualche cosa. Poi per caso, no, io ce l'ho qua, lo prendo al primo intervallo. Sì, infatti, così, per quello. Un attimino solo. Sì, certo. Buonasera, primo piano dedicato a uno dei migliori professionisti della risata che Sassari abbia mai avuto. È il professor Mario Olivieri, che tra l'altro è anche preside dell'Istituto Tecnico Dessì La Marmora a Sassari, è presidente della compagnia teatrale La Quinta e presidente del consorzio delle compagnie teatrali sassaresi. Tra poco allora metteranno in scena Preddumasciu al Teatro Verdi, mercoledì 2 giugno alle ore 21. Buonasera, professor Mario Olivieri. Buonasera. Abbiamo detto bene, ci siamo sbagliati in qualche cosa? No? No, abbiamo detto tutto. Il problema è che tutti questi titoli poi dice, ma insomma, questo qua, adesso hai detto tutto tu all'inizio, adesso cosa dico io? No, la cosa più importante è che mi fa piacere intanto ritornare qua al primo piano, perché questa è la quarta volta che tu hai il nostro faccia a faccia, è molto, molto, molto bello, molto simpatico. Poi tu sei sempre giovanissimo. Ti ringrazio. Neanche taglio di capelli è cambiato l'ultima volta che ti ho visto. Sempre lo stesso. Sempre lo stesso. E quindi l'impatto che ha sul pubblico questa trasmissione è fondamentale per chi come me fa attività di spettacolo. Ha 25 anni questa trasmissione? 25 anni. Ecco, io festeggio 50 anni di attività. 50 anni, quello dovevo teatrale. Dire. Teatrale. Io ho 64 anni, ho cominciato quando ne avevo 14 circa all'oratorio di San Donato con la buona anima di Monsignor Gino Porcheddu. Ah, direttore capito, della Santa Cena. Musicista, cos'è che era? Musicista. Diceva il coro. C'è una via vicino al comune. C'è una via dedicata a lui. Ecco, a me, io spero almeno un vicolo chiuso che me lo dedichino quando c'è un vicolo aperto. Vicolo aperto. Perché no? Vicolo chiuso, B. Mario Olivieri. Va bene. Una via almeno, dai. Una via. La Quinta, guarda, a destra, andate, per esempio. Anto, uno dei miei sogni è quello, sai, chi fa spettacolo solitamente sogna di vincere l'Oscar, no? Certo. Ma io sogno di vincere il Candeliere d'Oro, che mi venga assegnato il Candeliere d'Oro. Sono l'artista sassarese più longevo in questo momento, dopo la scomparsa dell'amico Rino Costa, del maestro. A proposito, adesso cominciano a chiamarmi maestro anche a me, voi dicevo che intendi invece, è vero però, maestro. Non diciamo di maestro. E quindi questo sogno di ricevere il Candeliere d'Oro, che per il sassarese è come l'Oscar, vale molto di più dell'Oscar. Ma pensi di riuscire? No. Spero che prima di andare in corsi, raccomandazioni ci vogliono. No, raccomandazioni no, credo, spero che qualcuno tenga conto di questa lunga attività e del bene, poco o molto, che ho fatto per la spettacolo a Sassari. Mario, i comandamenti, il Vangelo della risata. Il Vangelo della risata. Voglio dire che intanto bisogna tu già sapere, da 50 anni. 50 anni, certo. Sì, certo, ho cominciato da piccolino, ero alto come adesso però, non è cambiato molto. Però sei cresciuto. Sono cresciuto in tante altre, tante altre cose. Certo. Dico, il Vangelo della risata è quello intanto di saper osservare, perché il comico, l'attore brillante, trae le sue battute, io scrivo anche le mie commedie, alcune, parliamo, le presento, le scrivo. Sei scrittore anche, tra l'altro. Anche, sì, commediografo, che bello, commediografo. Certo. E quindi devi saper osservare la realtà, perché la vita quotidiana è piena di personaggi che tu poi porti sulla scena e basterebbe riportare soltanto quello che dicono durante i loro incontri, che già viene fuori una commedia. Mario, una curiosità, sì. Scusa, dunque, le commedie tue, le vostre commedie, sì, la stasi, sì, sono tutte, sì, squisite, insomma, certo, in particolare le tue, stiamo parlando di te, chiaramente. No? Ti ringrazio. Dunque, sarebbe possibile, Mario, dunque, fare un film, sono mai traducito in italiano, cercando di farlo bene, insomma, un'ora e mezza, insomma, sì? Un film su una commedia sassarese, fatta a film, hanno già fatto dei tentativi, però ci sono dei copioni che possono essere adattati, adattati a una produzione cinematografica. Una delle mie attività, fra l'altro, è quella di io ho fatto molta televisione, certo, teatro, certo. Ho presentato, ho fatto molto cabaret, ho fatto anche dei film,
uno recentemente, Deucisia intitolato, sta partecipando al Festival di Cannes come cortometraggio nella categoria il Festival di Cannes, questo anche a Sassi, Via delle Canne. Via delle Canne. No, non è quello, non è un altro. No, no, no. È un altro, Il vicolo della Baddo. No, e quindi mi sono tolto parecchie soddisfazioni nella vita. Sì. Ripeto, però l'emozione di salire sul palcoscenico è sempre la stessa. Per esempio adesso in quest'ultima commedia che andrà in onda, come hai ben detto tu, il 2 giugno, al Teatro Verdi, io sento tutta l'ansia della preparazione, del pubblico che sarà lì a giudicarti, dell'impatto che avrà su coloro che amano il teatro sassarese. Questa commedia si chiama Prendumascio, cioè a Sassari è maschiaccio, è una ragazza che si comporta un pochino da maschiaccio e l'ho voluta scrivere per mia figlia, la mia primogenita, che è una specie di maschiaccio. Attrice allora, anche lei? No. Attrice anche lei, con me. Quindi è dedicato, insomma. Ha ereditato il mio... Tutto in famiglia, insomma. Diciamo, tutto in famiglia, sì. E quindi sono riuscito a coinvolgerla, recita con me adesso da una ventina d'anni già ed è lo dicono anche gli altri. Ma Mario, ascolto, Olivieri, ma avete voi possibilità di sbocchi, di prospettive? No, non prospettive ci possono essere. A parte tu che fai l'attore qualche volta. Sì, ma sì. E poi il nostro campo d'azione, essendo compagnie che agiscono soprattutto nel campo dialettale, è quello a provinciale, ma anche nelle altre province, anche per a Cagliari, per esempio. Sì, ecco. Noi abbiamo contatti con i circoli sardi all'estero, circoli di sassaresi anche all'estero, anche sulla penisola, qualche volta ci capita di andare veramente a fare delle serate, però... Siccome è molto costosa, portare una scenografia in continente non è uno scherzo. E allora bisogna trovare dei circoli di sardi che siano veramente interessati alla cosa. Ma qualcuno dice in continente? No, per fortuna. No, in continente, per fortuna. Alla mia età, tu sei giovanissimo. Antonio. Sì. Ascolta quella pena. Il teatro, che cos'è per te? Il teatro è un sogno. La che passione, è un l'amante, sogno che non tradisce mai. L'amante che non tradisce mai. È un sogno che dura una vita, insomma. Io faccio anche. La mia vita si è svolta sempre su due binari paralleli. Da una parte la scuola. Certo. Io tu sei un affermato, 43 anni di servizio, quindi direttore di dirigente scolastico, voglio dire, quindi qualcuno se ne vuole andare in pensione prima possibile. Io ho chiesto di restare fino a 67 anni. Poi, d'altronde io dico, hobby, Mario, tu hai un hobby, quindi anche se vai in pensione se puoi andare. Sì, certo, però lo stare a contatto con i giovani ti aiuta anche a mantenerti giovane. E poi io dico, l'età conta fino a un certo punto. Dico sempre a me stesso, certo, ma se c'è uno che ha 84 anni e fa il papa, io non posso dirigere una scuola, certamente, voglio dire, no? Certamente. C'è qualcuno che fa il primo ministro? Sì, certamente. Senti, cosa c'entrano nelle commedie sarde tue? Sesso, potere e denaro. Ma solitamente le commedie sassaresi sono ambientate doppi sensi, già. Piccolo borghese massimo, certo. Non ci sono commedie sassaresi ambientate fra nobili, io qualche nobile ce l'ho inserito. Il potere, sai, anche il padre, il potere, la famiglia, la madre che... Certo, che voglio dire, però riflettono soprattutto la vita di famiglie del centro storico solitamente, tieni presente che il vero teatro è la popolazione che risiede nel centro storico, come a Napoli. Se tu giri nei quartieri storici del centro, ti fermi a guardare la gente, è un teatro, è una commedia continua. Sì. A Sassari succedeva almeno fino a qualche anno fa. La tua compagnia è storica. La mia compagnia è storica. Noi festeggiamo adesso gli 11 anni di questa compagnia, ma io ne ho diretto tante altre. Ricordo che la prima compagnia che ho avuto era con la buon'anima di Giampiero Cubeddu. No. Nel 1965 noi fondammo assieme la Compagnia dei Giovani, va bene? Sì. Con Luigi Manconi, che è stato senatore, eccetera. Sì. E con Cubeddu abbiamo sempre conservato un rapporto quasi amichevole, lui curava la sua parte, però io ho un buon ricordo di Giampiero. La Quinta, Mario, si chiama La Quinta, la quinta perché è un elemento scenico, La Quinta.
Ah, ecco. La quinta, cioè, sta a indicare tutto quello che succede dietro il palcoscenico. Perché dietro il palcoscenico, quando c'è una commedia, quando c'è il pubblico, quando la sala è piena, si vivono ansie. Tocca a me adesso entrare, vedi l'attore che ripassa la parte, quello che, ha uno svenimento e devi soccorrerlo quasi quasi. Insomma, è un'emozione che non si vive, per esempio, facendo del cinema. Certo, sicuramente. Quando tu fai un film, lo fai una volta. E poi è sempre identico, mentre una commedia, anche se tu la replichi per centinaia di volte, ogni sera è un'emozione diversa. Senti Mario, palco, sottopalco, retropalco, fronte palco, allora prova a descrivere velocemente, perché tu sei... Il palcoscenico è quello dove si vive le emozioni, che si l'emozione, l'azione. L'attore entra nella parte e vive un'altra vita in quel momento. La vita di un personaggio che viene creato dall'autore. E sulla, non è una reincarnazione, voglio dire. No, ci si ragiona naturalmente, però si cerca di vivere, come diceva il buon Stanislavski, che è quello che ha scritto il lavoro dell'attore, no? Nel quale diceva che bisogna immedesimarsi del personaggio, che rimane tale anche quando va fuori le quinte, nel retropalco. Cioè l'attore non dovrebbe uscire, secondo Stanislavski, dal personaggio, ma non succede proprio così, insomma. Però quando tu ti affacci e nel buio della sala vedi tante teste silenziose che ti ascoltano, che ti guardano, certo. E quando senti la risata, allora lì veramente va in brodo di giuggiole, insomma. Quindi, insomma, presentazione della sala, la sala piena, vostra, sì, è la cosa ideale, la cosa più bella. La sceneggiata che fate, cioè la commedia che rappresentate. Poi, alla fine, interrotta da applausi. L'applauso finale. Poi, alla fine, abbracci, bis, replica. Via. Ecco, repliche quando... A Sassari noi replicheremo questa commedia il 19 al Civico e poi l'11 a Porto Torres. Anche di Porto Torres è un bel centro per raccogliere le commedie sassarisi, per ascoltare le commedie sassarisi. Quindi una bella soddisfazione. Tu. La vita è una commedia che però finisce in tragedia, perché la morte è un fatto tragico. Non mi ci far pensare. Così, non mi ci far pensare. Vabbè. Ma io, così, io dico sempre che io credo nel destino, cioè dico, è scritto da qualche parte quanto noi dovremmo campare, quanto dovremmo soffrire, quanto dovremmo gioire, e quindi affronto gli eventi quotidiani con una sorta di rassegnazione. Ma nel senso, sei un uomo di fede anche, no? Sono anche un uomo di fede, non praticante, non praticante eccessivamente come la maggior parte degli italiani, fra l'altro. Però credo e spero che ci sia qualcosa. Quindi quando andrai, non so, fra 100 anni in paradiso, proprio vai a San Pietro, insomma, la quinta... Fra 100 anni in paradiso spero non terrestre, la quinta celeste. Mi facciano organizzare qualcosa, insomma, per passare le giornate, sai. Sarà molto bello stare tutto il giorno a guardare la luce divina, eccetera, eccetera, ma ogni tanto qualche spettacolino già ci andrebbe bene. Senti, dai. I sassaresi, sorsesi, Porto Torres, Sassari e territorio, come accoglie le tue commedie? Le mie commedie, le commedie sassaresi in generale. Sassaresi in genere, chiaramente. Molti paesi dell'Interland, durante l'estate, anche durante l'inverno, mettono in calendario delle loro manifestazioni commedie sassaresi, perché il pubblico le apprezza, anche se magari parla il gallurese, il campidanese, il nuorese, eccetera. Le commedie sassaresi sono apprezzate dappertutto. Questo è un buon indice. Uno che lavora come te, insomma, in un gruppo, ha detto: per la prossima settimana o il prossimo mese devo andare a quel paese. Mi manca a quel paese per rappresentare appunto una commedia. Certo. La risposta subito dopo la pubblicità. Perfetto. C'era l'appuntamento, c'erano le manifesti. Siamo a 14 passati. Sì, sì, sì. Manifesto. Prendi. Questo ti spiego sulle caricature. Sì, sì. Comunque stanno bene fino adesso. Cioè, Sì. 3, 2, 1. Prosegue il primo piano per il professor Mario Olivieri, preside dell'Istituto Tecnico de Sì La Marmora, presidente della compagnia teatrale La Quinta, presidente del consorzio delle compagnie teatrali a Sassari. Tra poco dovranno presentare. Ecco, guarda Redouma caso, io mi è capitato fra le mani dal cielo e ho piovuto questa locandina. Miracolo di Telegì sono questi, è di primo piano di Antonio Serraise. Grazie. E quindi questa locandina, come vedi, è diversa dalle altre. Sì. La mia compagnia, per i suoi spettacoli,
stampa sempre locandine diverse, cercando di dare qualcosa di particolare. Questa volta ci siamo avvalsi delle caricature di Enzio Cordeddu, che ha fatto per ogni attore una caricatura. Qua ne abbiamo messo solo 5, e sono quelle dei protagonisti della commedia, e naturalmente poi l'elenco di tutte le cose che si possono, di tutti i personaggi, di tutti gli attori. E la locandina è molto importante perché deve colpire la gente quando uno passa. Sai, sì, certo. Sono dei periodi in cui la città è